Assessore, la domanda è questa: l'Agenzia per la Mobilità Romagnola è diventata l'unica agenzia che ha compiti di programmazione e poi di controllo e poi in futuro anche di appalto per quanto riguarda la gestione dei servizi di mobilità e di trasporto pubblico. E a marzo l'Agenzia ha stabilito dei nuovi parametri di calcolo per quanto riguardano i costi che i comuni devono sostenere per avere il trasporto pubblico sul loro territorio. E in questa assemblea diversi comuni hanno votato contro quella delibera, in particolare Mercato Saraceno, Sarsina, Bagno di Romagna, Verghereto, Borghi, Roncofreddo, Sogliano Rubicone, Longiano, e essenzialmente, come vede, sono tutti comuni piccoli e montani. Perché cosa è successo? Che per questi comuni, ma anche nell'ambito forlivese poi succede questo, Predappio, Santa Sofia, Portico, si sono ritrovati questi comuni degli aumenti veramente importanti, tanto che mi sembra nel comprensorio dell'Alta Valle del Savio si parla di 200-250 mila euro di costi in più da sostenere per questi comuni, che sono piccoli comuni, che in questo modo faranno veramente fatica a sostenere il trasporto pubblico sui loro territori. Adesso i grandi comuni, quindi Forlì e l'Unione Valle del Savio, in qualche modo hanno messo una toppa, perché hanno trovato chi un avanzo di bilancio, chi un contributo di solidarietà, e per quest'anno, fra virgolette, mettono una toppa. Ma la situazione è grave. Noi chiediamo all'assessore da dove nasce questo problema, perché ci dicono: uno, dipende dal nuovo tipo di calcolo che è stato deciso in assemblea dei soci, e quindi magari la regione potrà dire i soci decidono quello che vogliono; l'altro, ci dicono, dipende anche dai tagli che la regione ha fatto, perché per il 2017 almeno l'amministratore di AMR dice è stato fatto un taglio di 500.000 euro, quindi anche questo ha inciso sull'aumento. Quindi chiediamo all'assessore da dove nasce questa difficoltà e cosa può fare la regione per risolvere questi problemi. Grazie. Allora, in riferimento alla richiesta del consigliere, si informa che la questione evidenziata riguardante le nuove modalità di ripartizione dei contributi consortili necessari alla copertura dell'affidamento dei servizi di TPL nei diversi bacini romagnoli resta ovviamente nella stretta competenza degli enti stessi. La nota pervenuta dall'Agenzia AMR Romagnola evidenzia alcuni tra i motivi di aggravio del servizio intervenuti nel 2018: maggiori costi per appalto principale al gestore del TPL per circa 259.000 euro, maggiori costi per affitti di beni strumentali al TPL per circa 70.000 euro. Nel periodo gennaio-febbraio 2017 i soci del bacino di Forlì Cesena avevano goduto di costi ridotti, beneficiando di riserve di patrimonio netto della precedente gestione per un valore di circa 574.000 euro. Le modalità con le quali sono stati effettuati i conteggi delle diverse quote in capo agli enti partecipanti sono contemplate nello statuto di AMR. E in particolare i soci dei tre bacini romagnoli hanno deciso di avvalersi della facoltà prevista dallo statuto all'articolo 9 lettera B, ovvero individuare diverse modalità di ripartizione del contributo per l'affidamento del servizio del proprio bacino territoriale da approvare da parte dell'assemblea dei soci. AMR riferisce che gli interventi e le diverse opinioni hanno portato il coordinamento dei soci ad approvare la proposta del Comune di Cesena pur nella consapevolezza della criticità di soluzione del problema, che prevede la ripartizione dei costi sulla base dei chilometri di TPL di ogni socio, con la previsione della facoltà per i comuni maggiori di calmierare la spesa contributiva dei comuni più piccoli e con meno disponibilità finanziarie. Assessore, la risposta non mi lascia soddisfatto, perché la sua risposta intende dire: è questione di AMR, la Regione non può fare nulla. Io penso invece che, uno, dal punto di vista politico la Regione abbia una grande responsabilità, che è quella di indirizzo. Cioè, la nostra Regione ha sempre fatto e sta ancora facendo una scelta politica che è quella delle aggregazioni di agenzie. Mi viene solo in mente pensare l'area vasta Romagna per quanto riguarda la sanità, mi viene in mente Atersir, dove anche qui abbiamo grossi problemi, nel senso che si sceglie sempre di aggregare per ottimizzare.
perché si dice ci sono economie di scala. Purtroppo l'esperienza di questi anni ci dice che assieme alle economie di scala, che probabilmente possono esserci, ci sono diseconomie di scala. Queste diseconomie ricadono soprattutto intanto sui piccoli comuni e sul tipo di governance. Stessa cosa succede per quanto riguarda la gestione rifiuti, dove è stato voluto accentrare tutto in Atersir e quindi le gare dei rifiuti sono partiti con anni di distanza e le tariffe per i cittadini sono aumentati. Stessa cosa sembra stia succedendo per quanto riguarda la mobilità. Aggreghiamo le agenzie per la mobilità di 3 province e ci troviamo a dire maggiori costi, ma non dovevamo ottimizzare? Maggiori costi dovuti a probabilmente all'aggregazione, e quindi i comuni più piccoli si trovano a dover subire questi maggiori costi. Poi ci sarà problema anche probabilmente di governance interna, ma questo non funziona. Quindi anche qui, come regione, lei aveva espresso un indirizzo che poi secondo me giustamente è stato ritirato, che era quello di avere un'unica agenzia della mobilità regionale. Per fortuna non l'abbiamo fatto, perché se abbiamo già dei problemi sull'agenzia della mobilità della Romagna, figuriamoci a livello regionale cosa poteva succedere. Invece il trasporto pubblico locale sui piccoli comuni va garantito e io penso che la regione possa dare anche su questo, uno, degli indirizzi, due, metterci anche dei soldi, perché il trasporto pubblico non si sostiene solamente sulla bigliettazione, ma mi sembra che noi paghiamo il 68-70%, noi e lo Stato, diciamo, finanziamo i comuni. Quindi quando diamo quei soldi possiamo dare anche degli indirizzi su come vanno utilizzati e quindi su come il trasporto pubblico vada garantito anche sui piccoli comuni. Perché è vero che nelle grandi città abbiamo il problema dell'inquinamento e quindi di spostare dal trasporto privato al trasporto pubblico, ma anche chi vive in montagna o chi vive in centri più piccoli ha diritto di avere la possibilità di spostarsi su mezzi pubblici. Tanti di questi comuni spendono questi soldi per garantire il trasporto pubblico ai ragazzini che vanno a scuola e se non hanno più soldi per garantirlo devono aumentare le rette sui ragazzini che vanno a scuola. Idem per gli anziani che non hanno propri mezzi. Quindi io penso che la regione su questa debba e fare di più. Idem i comuni più grandi devono mostrare solidarietà, perché ci sono comuni come il comune di Cesena che da questa operazione risparmieranno tantissimo, e dire facciamo un'operazione una tantum raschiando qualcosa dal bilancio dell'Unione dei Comuni è troppo poco. Grazie.